Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Eccoci ancora insieme questa sera su Bridges of Light. Questa sera abbiamo, oggi è venerdì e come sapete il venerdì io cerco di intervistare delle persone interessanti, particolari, che poi vogliono in qualche modo entrare a far parte della nostra famiglia. Per cui questa sera abbiamo con noi, appena si collega ve lo presento, un mio amico caro. Aspettiamo che si collega con noi. Buonasera Rosario, buonasera Katia, Alessandra, Stefania, Giusi. Aspettiamo che Mohamed si colleghi con noi e poi partiamo. Vi chiedo di cominciare a pensare alle domande che volete chiedere a Mohamed, così che appena lui riesce in qualche modo a collegarsi, buonasera, buonasera, cominciamo l'intervista. Abbiamo fatto delle prove, ciao Oriana, come stai? Abbiamo fatto delle prove per cui dovremmo cercare in qualche modo di riuscirci questa sera a collegarci con lui. Scusate la mia voce rauca, ma sono appena reduce da una influenza, per cui ho un po' questa voce profonda, ecco. Ciao Francesca, ciao Rocco, ciao Pierluigi, buonasera, buonasera, aspettiamo. Buonasera, wow. Aspettiamo che Mohamed si colleghi con noi. Ci sono sempre delle prove e dei problemi tecnici, ma vediamo se riusciamo a collegarci con Mohamed Natur, che è un omeopata, un dottore abbastanza conosciuto in Italia, è un dottore palestinese, è molto conosciuto in Italia, ma gli sto scrivendo perché dice che non riesce a collegarsi, per cui adesso vediamo di farlo in qualche modo. Buonasera Laura, Katia, Raffaella. Stiamo aspettando il dottor, scusate, rispondo al telefono. Sì, Mohamed, vedi che siamo già 24 persone che aspettano che tu ti colleghi con noi. Devi aspettare che arrivi l'invito come l'altro giorno, come abbiamo fatto stamattina. E quindi dicevo che Mohamed Natur è un dottore non solo di medicina alternativa, ma proprio un dottore di medicina tradizionale. Eccolo qua, è arrivato. Eccoci, buonasera Mohamed, come stai? Bene, bene, grazie, grazie mille. Benvenuto qui su Bridges of Light. Come vedi ci sono già 24 persone che ti aspettano per parlare con te questa sera. Io li saluto calorosamente. Sì. Allora, stavo cercando, mentre aspettavamo che tu ti collegassi, stavo cercando in qualche modo di presentarti, no? E di dire che io e te ci siamo conosciuti tempo fa, io ho fatto dei corsi di Reiki nel tuo centro grandissimo che si trova a Genova, e poi ho detto loro che tu sei non solo una persona che si occupa di terapie alternative, ma sei a tutti gli effetti un dottore, un medico. Per cui vorrei in qualche modo che tu, prima di tutto, prima di cominciare l'intervista e poi avere le persone che si collegano con noi, che cresceranno, perché adesso sono già 28, arriveremo sicuramente a numeri più alti, vorrei che tu ti presentassi. E io sono molto contento e felice di averti qui con noi questa sera. Noi siamo amici, l'ho già detto, e però vorrei che tanto tu ti presentassi, perché se c'è un uomo umile ma colto e con una grandissima conoscenza, questo è per me Mohamed Natur, per cui ve lo presento con tutto l'amore buono, che io nutro per quest'uomo. Vai. Grazie, volentieri, troppo buono, come sempre, io spero tanto veramente di essere all'altezza. Comunque, allora mi presento, io sono Mohamed Natur, sono un medico, cioè
a tutti gli effetti, in senso che sono medico integrato, cioè ho fatto la formazione di come medico chirurgo all'Università di Genova, mi sono laureato nel 1988 e poi ho intrapreso la specialità in ematologia generale in laboratorio. Ho finito la specialità praticamente nel 1992 e praticamente ho fatto anche poi il servizio anche all'ospedale San Martino, che è l'ospedale regionale proprio della Liguria. E praticamente nel frattempo, però, io dal quinto anno di medicina ho cominciato un percorso, chiamiamolo così, diverso ma complementare, è quello della medicina tradizionale cinese, in modo tale che praticamente quando mi sono laureato e sono anche diplomato nello stesso tempo anche poi in medicina cinese. E questo era, possiamo dire, anche poi l'amore appunto professionale che è più importante per me. Anche perché poi rispondeva anche alle mie esigenze culturali, perché ero affascinato proprio dalla cultura orientale, sapevo assolutamente che a livello spirituale è molto avanti un po' rispetto Devi alla mia. parlare un poco più vicino al microfono perché ti sentiamo poco. Allora, praticamente io poi ero, diciamo così, cioè, fermo davanti a un bivio che poi dovevo assolutamente decidere di quale percorso devo fare proprio nella mia professione. E infatti io ho optato all'inizio praticamente per fare la specialità in ematologia proprio perché io volevo assolutamente essere molto bravo anche nella nostra medicina, perché non è anche concepibile che uno si orienta verso un'altra medicina quando poi non ha appieno conosciuto e anche praticato soprattutto la medicina, proprio chiamiamola così occidentale. E allora appunto ho fatto, secondo me, anche poi guardando un pochino dietro la cosa, sicuramente io ho scelto bene perché era molto importante anche poi essere un medico bravo anche poi nella nostra medicina, in modo tale da essere afferrato anche poi nei metodi di diagnosi, anche poi anche presa in esame anche poi la persona dal punto di vista fisiologico, e però non c'era e non c'è mai un contrasto praticamente con l'altra medicina, che prende in considerazione poi altri aspetti oltre a quello fisiologico, cioè praticamente. È proprio perché la medicina orientale, infatti, eccelle nel fatto di considerare la persona assolutamente come un'entità, non solo fisica, ma anche emotiva, mentale e anche soprattutto spirituale. Perciò penso che poi questo qua mi ha arricchito tantissimo e mi ha dato anche poi la spinta di ricercare. Ovviamente questo qua mi ha anche poi spinto anche verso anche l'integrazione con altre metodiche che sono anche occidentali, per esempio l'omeopatia, la motocicologia, la fitoterapia occidentale, che è assolutamente una medicina popolare di antichissima data, Quindi che lavori poi anche lavori anche con i fiori di Bach, giusto? assolutamente sì, perché poi queste prendono in considerazione anche poi l'aspetto emotivo mentale. Effettivamente Senti, questo qua Mohamed, è scusa se ti interrompo, perché ci sono delle assolutamente. persone che dicono che l'audio non è molto chiaro. Allora, Ah. Sì. tu hai a portata di mano delle cuffie? Ecco, Sì. allora potresti metterle per cortesia? Esatto. Ok. Finale. Aspettiamo che si mette le cuffie, che sicuramente, però vi assicuro, anche perché lo abbiamo presentato, ma ripeto, è una persona che io stimo moltissimo. Mohamed Natur è uno degli uomini più preparati che io conosca a livello di terapie alternative. Ho chiesto a Mohamed di fare dei suoi episodi su Bridges of Light. Lui ha accettato, per cui alla fine dell'intervista vi dirò quando potete ascoltare il dottor Natur, come tutti lo conoscono in Italia. Qui su Bridges of Light, ovviamente. Ecco, adesso vediamo una bottiglia di plastica. Eccoti là. Ciao. Ci senti? Io vi sento, Sì, però metti le non lo cuffie. so se Metti voi. le cuffie, metti le cuffie che è meglio.
Un attimo solo che. Allora, voi mi sentite? Sì, assolutamente molto meglio adesso, bravo. Ok, benissimo. Ok, allora. Allora, io ho già due domande per te che mi hanno posto le videospettatrici, te le posso chiedere? Assolutamente sì. Sono domande un po' particolari, nel senso sono personali a loro. Per esempio, Alessandra chiede: vorrei sapere dal dottore cosa ne pensa delle malattie psicosomatiche autoimmuni come l'orticaria cronica, dalla quale soffro da 7 anni. Mi dicono non ci sia cura. No, non è vero che non ci sia cura, anzi, cioè, praticamente posso anche assicurarla che io ho anche poi tantissimi pazienti che poi hanno avuto questo problema e che poi hanno giovato anche assolutamente da questo approccio che poi io avrò il modo anche poi di spiegarlo poi Ma una oggi. persona come per esempio Alessandra che vive a Catania, come vai a farti assicurare da te a Genova? C'è un modo diverso per approcciarti con una persona che vive lontano da Genova o dalla Liguria? Ma assolutamente sì, poi io, cioè, lei poi avrà anche poi il mio email, e può anche poi anche nel numero di telefono, può anche contattarmi quando vuole. Sicuramente la cosa più importante, appunto, riguardo per esempio l'orticaria e le malattie autoimmuni. Infatti, questo è un argomento che poi, di cui io voglio anche poi dare anche delle informazioni, è proprio molto importante. In parte oggi, ma anche poi la prossima intervista che poi sarà proprio dedicata particolarmente alle malattie autoimmuni e croniche degenerative. Allora, io anticipo solo una cosa che è importantissimo, il perché succede una cosa del genere, perché purtroppo il problema di base dell'approccio, diciamo così, accademico è il fatto che praticamente si prende in considerazione la conseguenza, cioè il risultato. Il risultato è quello che praticamente si riscontrano e diciamo l'aumento di questi anticorpi, che è IgE o anche poi autoanticorpi nel corpo e che sono alla base delle infiammazioni e poi anche dei sintomi che poi abbiamo. Ma questa qua però è la conseguenza, non è assolutamente la causa. E allora perché questi anticorpi, autoanticorpi, se improvvisamente poi cominciano veramente, come poi si suol dire sempre, impazziscono e cominciano ad attaccare le nostre cellule? Ecco, allora ci sono vari fatti e vari fattori che sicuramente concatenati possono veramente determinare questo problema, sempre però prendendo in considerazione veramente l'aspetto olistico della persona. Infatti noi non siamo fatti solo di ossa, muscoli e organi, ma siamo fatti anche poi di emozioni, quali emozioni? Emozioni praticamente tutte le emozioni, dalla paura, ai sensi di colpa, alla rabbia, alla frustrazione, come si chiama, alla perdita, la separazione e varie altre cose che sicuramente quando, cioè, di per sé sono normali perché fanno parte della nostra vita quotidiana proprio su questo pianeta. Assolutamente sono normali perché appunto quelle sono fatte proprio per darci dei messaggi e farci capire esattamente che cosa noi dobbiamo fare in quel momento, in quel contesto, in quella circostanza in cui veramente avvengono. Il problema è che dove nasce? Nasce qua, particolarmente quando noi tratteniamo queste emozioni, tratteniamo a lungo e queste qua è praticamente nella natura, tutto deve scorrere, tutto deve fluire, perché noi siamo fatti di energia. Infatti io colgo l'occasione per dire che praticamente noi, l'essere umano, di che cosa è fatto? È fatto di energia. Ormai la fisica quantistica ha già evidenziato questo, ormai scientificamente appurato. Sì. Il discorso che cos'è? Che questa energia non è uguale, cioè nel senso che poi noi siamo fatti anche poi di questa energia che vibra, ha delle frequenze ben precise. E quando noi siamo in uno stato fisiologico di salute, cioè benessere fisico, psichico, mentale, e vibra in un determinato modo. Quando invece poi se ci ammaliamo o un organo nel nostro corpo si ammala, e non è casuale che quell'organo particolarmente poi si ammala, perché noi dalla nascita nostra, noi a seconda delle costellazioni planetarie, in quel momento, al momento del concepimento, noi abbiamo un progetto, chiamiamolo così, progetto vitale, cioè abbiamo delle predisposizioni energetiche
E io le chiamo anche poi anche con minore resistenza in determinate organi, in determinate funzioni del nostro corpo, che di per sé non sono automaticamente, diciamo, ma, diciamo così, predisposizioni che vengono manifestate per forza nell'arco della nostra vita. Quello che determina il fatto è che le predisposizioni rimangono sempre anche predisposizioni, cioè non diciamo messe in evidenza particolarmente a livello di patologie o squilibri, queste qua rimangono sempre predisposizioni e non, se, non avviene chiamarlo lo squilibrio se noi conduciamo una vita consonante al nostro progetto vitale. Scusa, non ho Ognuno di noi. capito. Non abbiamo capito. Che cosa hai detto? Allora, ho detto che praticamente noi abbiamo, dalla nascita nostra, ognuno di noi ha una sua predisposizione ad avere che squilibri o disfunzioni in determinate apparati del suo corpo. Uno, per esempio, nello stomaco, uno a livello del fegato, uno nel sistema nervoso, qualsiasi parte del nostro corpo. Questa cosa qua però non viene manifestata automaticamente, viene manifestata solo se nello stile di vita che noi conduciamo, il tipo di alimentazione, il tipo di movimento, il tipo di intrattenimento, come abbiamo accennato, delle emozioni, tutti questi cosi fattori qua, il clima e il fatto che, per esempio, non so se io diciamo che sono il mio destino è quello, per esempio, di fare il medico, però per varie ragioni, anche economiche, sociali, tutto quello che vogliamo, sono costretto, per esempio, a virare verso il fare l'avvocato, questo già di per sé possa essere una concausa anche per gli squilibri che, sommate allo stile di vita, alla mia alimentazione, al tipo di movimento, al tipo di lavoro che faccio, le mie relazioni interpersonali, tutto quanto, queste cose qua possono determinare insieme, ok, uno squilibrio che poi diventa cronico se non viene affrontato in metodo naturale, ecologico e anche poi, diciamo, soddisfacente. Ho capito. Allora c'è un'altra domanda da Francesca che ti chiede, vorrei chiedere al dottore su ansia e attacchi di panico. Ne soffro da anni e prendo un ricaptatore della serotonina. Bene, questo è un argomento molto molto serio, molto importante. Ovviamente l'ansia di per sé non c'è nessun essere umano che non abbia un tipo di ansia. L'ansia di per sé non è una malattia. L'ansia di per sé è una reazione nostra o individuale praticamente verso determinate sollecitazioni che poi la vita poi ci fa affrontare. Allora, di per sé l'ansia, anzi, cioè proprio una risposta del corpo praticamente per adattarsi a quella situazione in cui poi la persona vive in quel momento. Il problema dove nasce? Quando veramente questa qua diventa assolutamente una, diciamo così, costante proprio nella nostra vita quotidiana, quando si sommano le paure, la disperazione e quando poi non viene affrontata adeguatamente. E a che cosa serve particolarmente l'ansia, cioè lo stress in generale, chiamiamolo così, no? Perché noi viviamo in una società proprio dominata proprio dallo stress. Serve particolarmente per farci capire esattamente cosa noi dobbiamo cambiare nei nostri atteggiamenti verso la vita. Se io sono pessimista e amplifico qualsiasi cosa che poi la vita mi fa affrontare, è ovvio che allora io trattengo la preoccupazione, trattengo l'ansia. E questa cosa qua poi diventa veramente costante e allora mi impedisce praticamente di realizzarmi anche poi nella vita. E allora si somma la disperazione, si somma la frustrazione, si somma la paura, assolutamente, perché poi quando uno è sotto stress continuo, come se, senza capire esattamente cosa fare, ovviamente poi questa diventa veramente grave. Allora, quando la cosa veramente è grave, cioè che poi ci sono diciamo così, delle diagnosi proprio anche poi nella ansia, nella depressione, che sono proprio prettamente anche poi importanti da affrontare da parte di specialisti, come psichiatri e varie altre cose, sicuramente poi la situazione poi anche viene affrontata farmacologicamente, anche come si chiama, la signora praticamente ha detto che poi sta usando e prendendo questo farmaco. Il problema però che cos'è? Che
che questa cosa qua ha un suo senso solo se la persona intraprenda anche un processo di psicoterapia, che appunto mediante, poi ci sono vari metodi, c'è la psicoterapia per esempio olistica, a modo di colloqui, c'è la costellazione familiare, c'è il discorso anche poi di farmaci C'è fitoterapici, anche perché il Reiki, Mohammed, non ci dimentichiamo. assolutamente sì, assolutamente sì, perché è proprio quella, è perché che cosa prende in considerazione l'area Reiki? Prende in considerazione praticamente il fatto come anche l'Oponopono, che è una tecnica appunto terapeutica interessante di Abhayana, che praticamente prende in considerazione la nostra responsabilità, noi, verso noi stessi, perché noi dobbiamo capire che proprio noi siamo comuni a tutto ciò che è intorno a noi nell'universo. Non siamo messi lì allo sbaraglio, cioè l'essere umano da solo, le piante da soli, il regno animale, e il regno vegetale o minerale, e praticamente effettivamente ognuno di questi regni ha delle caratteristiche ben precise, ma sicuramente noi facciamo parte tutti dell'ambiente, l'ambiente proprio terreno, cioè del nostro pianeta, e sicuramente noi ci aiutiamo a vicenda, noi aiutiamo il regno vegetale e minerale, loro aiutano noi. Ecco per cui nella terapia anche nostra deve essere inserita una parte di questi regni, perché sono per la nostra fortuna un come si chiama, ausilio assolutamente importante. E Senti, anche Mohamed, abbiamo un'altra domanda da Adele che mi chiedeva prima, rispetto a quello che tu hai detto prima, anche il tumore ha una predisposizione dalla nascita? Che pensi di questa cosa? allora, ovviamente sì. E perché? Perché il tumore, praticamente scientificamente parlando, quando poi noi diagnostichiamo un tumore, voi sapete, cioè, tutti i ricercatori scientifici praticamente poi l'hanno già appurato, che vuol dire, anche se praticamente io adesso lo prendo appena proprio ha cominciato a manifestarsi, vuol dire che come minimo da 15 anni che è già covato. Praticamente prende in considerazione allora 15-20 anni addirittura. Ma la cosa curiosa, sapete che cos'è? Che praticamente i neurofisiologi hanno anche evidenziato il fatto che ognuno di noi, ogni giorno, come minimo, produce praticamente nel suo corpo, iniziano a manifestare almeno 7 tumori. 7 tipi di tumore. Il fatto che poi non si manifestano è per un sistema immunitario assolutamente vigoroso e in ordine. Assolutamente lui ha delle cellule che si chiamano cellule sentinella, che praticamente prontamente loro sono proprio in grado di individuare queste cellule tumorali e spegnere praticamente questo tumore. Ecco, giorno per giorno, immaginate per tutta la nostra vita. Ecco, per cui allora non è il problema, è appunto che quando noi siamo apparentemente in ordine, cioè noi abbiamo una salute dove noi facciamo tutte le analisi, tutti i mezzi diagnostici, strumentali, e non troviamo un tumore, vuol dire che non ci sia. E la cosa importante però, che cos'è? Questa è la cosa importante, è quella che è la speranza che io voglio dare già subito proprio a tutti i miei nostri ascoltatori. E tutte le patologie, senza nessuna distinzione, sono dei messaggi. Messaggi da chi? Dal nostro spirito, dalla parte più intelligente che noi abbiamo dentro di noi. Questo spirito praticamente prontamente è sempre è in grado di mandarci dei messaggi, dei segnali, a seconda della gravità della situazione. Più la situazione è abbastanza abbordabile e così via, lui manda messaggi meno serie, meno importanti, più invece poi la cosa più diventa più seria, appunto, allora, cioè, quando abbiamo veramente la manifestazione di patologie croniche degenerative, allora lui li manda i messaggi in modo molto chiaro e molto evidente. Perché? Perché ci sta dicendo: signore, per favore, correte ai ripari. Cercate quanto possibile di cambiare. Cosa si cambia?
si cambia lo stile di vita, si cambiano prima di tutto. Infatti, questo qua poi io, una delle interviste che poi faremo in seguito sarà proprio sull'alimentazione e l'importanza cruciale dell'alimentazione. Perché la nostra energia, noi abbiamo detto che siamo fatti di energia, bene, da che cosa è fatta? Cioè, da cosa si alimenta questa energia? Chi la produce? Cioè, secondo la medicina cinese, noi abbiamo due tipi di energia, una che si chiama Jing, energia innata, ancestrale, è quella che viene al momento del concepimento passata dai genitori ai nonni, è quella che ci dà lo scocco della vita, cioè ci dà la scintilla per cui praticamente poi comincia la nostra vita già intrauterina. Ma questa cosa qua poi alla nascita, a cui si aggiungono due altre energie, una che è quella del cibo e l'altra quella del respiro. Effettivamente sono di primaria importanza per poi definire la nostra energia in seguito per tutta la vita. Se ovviamente poi non abbiamo parlato appunto dell'energia psichica, che è poi ancora più importante. Comunque, queste qua però per salvarci, per sopravvivere praticamente, noi abbiamo bisogno di cibo, come si chiama, di respiro e anche poi la terza cosa importantissima, perché voi vedete i nostri muscoli funzionano come un dinamo. Il dinamo che cosa fa? Produce energia. Come lui la produce? Con il movimento, no? Cioè tu fai la manopola del dinamo, produce l'energia. Ed è esattamente la stessa cosa. I nostri muscoli con il loro movimento producono energia. Sappiamo benissimo che l'80% del nostro corpo, del peso del nostro corpo, è praticamente fatto dai muscoli. Ecco per cui allora è importantissimo il movimento. E ho un altro tassello, oltre all'alimentazione, è proprio il movimento. Chi poi conduce una vita sedentaria davanti al computer dalla mattina alla sera e non provvede a qualche esercizio, appunto, sia di respirazione che di movimento, anche poi con tecniche, gli orientali sono bravissimi, lo yoga, la meditazione, lo qigong e le varie altre cose, il tai chi chè, ma anche poi le reiki. Allora, torniamo anche poi al discorso che non abbiamo bisogno solo di cibo fisico, perché tutti mangiamo e tutti abbiamo l'approvvigionamento proprio di questa energia. Ma quello che fa la differenza è l'energia psichica. L'energia psichica vuol dire che essere soddisfatti, essere realizzati. Sarei qua incollato ad ascoltarti tutto il tempo, anche se la voce a volte è abbastanza metallica e quindi non capiamo per quale motivo si sente così. Però abbiamo un sacco di domande, se le voglio chiedere la domanda che ha fatto Giuditta, che dice a proposito dei tumori, e i bambini malati di cancro nascono già col tumore? Cioè, sono poche quelle. Adesso l'audio meglio? Sì, adesso Forse? sì. Ok. Allora, il discorso dei tumori, ci sono tumori ereditari, ma sono pochi. Quelle che poi invece la maggior parte sono veramente anche poi quelle che ha acquisiti. E quelle lì, per esempio, io ho parlato dell'alimentazione, ma c'è anche poi l'inquinamento. L'inquinamento sia chimico, sia fisico, sia elettromagnetico. Noi sappiamo benissimo che noi stiamo vivendo adesso nell'era del digitale. Il digitale va assolutamente affrontato in un modo intelligente. Nessuno sta dicendo che non dobbiamo usare dei computer, ma nessuno anche poi de deve dirci assolutamente che per varie ragioni noi dobbiamo veramente essere incollati al computer per 18 ore consecutive. Ovviamente ogni cosa poi ha una sua conseguenza e questo sicuramente è un rischio. E allora l'esposizione alle onde elettromagnetiche sicuramente in modo esagerato possono anche poi essere determinanti anche poi per questo quanto riguarda la produzione anche dei tumori. I tumori, io dico, voglio veramente anche dare anche un messaggio anche di speranza. I tumori sono patologie croniche, degenerative come tutte le altre. Cioè, noi non dobbiamo spaventarci subito, cioè, appena poi uno sente la parola tumore, allora poi si allarma,
come se fosse che poi assolutamente impossibile, che poi come se fosse una condanna. No, è semplicemente che è una cosa seria, assolutamente. Nessuno sta dicendo, nessuno sta sottolineando. E abbiamo il dovere assolutamente di affrontare con tutti i metodi possibili e immaginabili, anche poi con i metodi della medicina nostra, che poi sicuramente in determinate diciamo, situazioni, in determinati tipi di tumori, sicuramente è eccellente e poi dà anche poi la possibilità appunto di guarire. Ma sicuramente, se noi non prendiamo in considerazione anche la necessità di cambiare lo stile di vita nostro, lavorare sull'alimentazione, aumentare i meccanismi di difesa, perché il tumore che cos'è? È semplicemente quando noi abbiamo, cioè quando avviene, quando si manifesta, solo e esclusivamente quando veramente i meccanismi di difesa sono bassi, quando sono in defiance, quando noi abbiamo dei fattori scatenanti appunto sommati insieme. Appunto, alimentazione, stili di vita, emozioni, pensieri negativi, tutto quanto che sono atte, perché voi dovete sapere che praticamente quando noi siamo in preda a depressione, a ansia, abbiamo immediatamente praticamente l'azzerramento dei nostri meccanismi di difesa. È esattamente il contrario. Quando noi siamo in un stato di, per esempio, tutti gli innamorati. Praticamente poi hanno dei meccanismi di difesa che sono ottimali, ma anche poi se non mangiano, infatti poi la maggior parte di loro in fase di innamoramento, cioè come si chiama, li passa addirittura la fame, non hanno bisogno neanche di tanto cibo e stanno benissimo, stanno anche per loro i meccanismi di difesa sono veramente duplicati, anche aumentati in modo a dismisura. Allora il discorso è questo, che noi dobbiamo lavorare in modo intelligente. Dobbiamo capire che effettivamente, a lato anche poi delle cure, che quando poi ci vogliono, ci vogliono, sicuramente noi dobbiamo assolutamente anche prendere in considerazione io lo chiamo il processo dell'amare noi stessi. Perché quando io curo la mia alimentazione, quando mi muovo, quando vado in bosco, quando faccio una meditazione o una sessione di Reiki, sicuramente, infatti abbiamo detto già dall'inizio che noi non siamo soli. E allora, quando mi accomuno con l'energia universale, con l'energia delle altre persone, i miei simili, con l'energia delle piante, con l'energia dei minerali, con i cristalli, e per forza, infatti l'abbiamo visto, che praticamente i chakra, secondo i centri energetici del corpo, che sono sette principali, ne parleremo poi appunto in seguito nelle interviste, e sono in ordine, sono aperte, cioè abbiamo approvvigionamento dell'energia cosmica universale e questa già di per sé è quella che guarisce il tutto. Ecco, per cui allora è importantissimo che noi curiamo proprio lo stile di vita. Grazie, molto interessante. Ricordati che le prossime puntate che farai non ci sarò io, le farai da solo, senza intervista. Va bene, va bene, va bene. Ok, però poi le daremo praticamente anche poi il Volta in titolo, così volta almeno. daremo la voce. Esatto. Allora, invece, Francesca vuole sapere che cosa tu ne pensi della chemioterapia. Allora, la chemioterapia è un tassello, un punto un po' particolare, perché effettivamente io non voglio assolutamente adesso demonizzare niente, ma sicuramente la chemioterapia in determinate situazioni, in determinati tumori, in determinati, diciamo così, stadi del tumore, sicuramente sono assolutamente importanti proprio da prendere in considerazione e da attuare. Il discorso però è questo. Io penso che poi devono assolutamente essere affiancate da una, diciamo, cura ecologica e naturale, perché sappiamo benissimo anche, è giusto che noi diamo anche questa informazione, soprattutto anche negli oncologi, che ci sono degli effetti collaterali incredibilmente forti, perché sono farmaci tossici, lo sappiamo, anzi, è proprio per questo noi le usiamo. Perciò è importante che poi che si prenda in considerazione appunto l'importanza dell'alimentazione insieme, del fatto appunto anche a livello emotivo. Io sono del parere, per esempio, che poi a fianco di una chemioterapia deve essere assolutamente un KIP, come si chiama, degli oncologi, insieme con dei psicologi, psichiatri e anche poi, perché no,
appunto le metodiche di psicoterapia olistica, per esempio il Reiki, la meditazione, lo yoga. Io so che per esempio il chirurgo più famoso, il cardiochirurgo più famoso al mondo, che proprio lavora all'Università di Boston, è praticamente quello che poi ormai cura solo quelli magnati, cioè più famosi, più, come si chiama, facoltosi del mondo. E lui obbliga assolutamente, perché prima di fare l'intervento, 2 mesi, 2 mesi prima dell'intervento, loro devono assolutamente andare nel suo centro, dove ci sono assolutamente degli specialisti che fanno fare Qigong, yoga o Tai Chi Chi. Perciò, perché lui ha visto che prima di tutto la situazione stessa, quando dopo 2 mesi di meditazione costante, 3 volte alla settimana, e di meditazione in particolare, questi qua, praticamente la loro situazione, appunto, anche poi circolatoria e poi del loro cuore, assolutamente migliora, e poi soprattutto che la riuscita dell'intervento sarà assolutamente maggiore, e i processi di riparazione dopo l'intervento veramente sono in modo esponenziale migliore. Ecco, per cui, nonostante che lui è un specialista assolutamente della medicina no, occidentale, lui ha capito, ha percepito, è una persona intelligente, infatti ha affiancato in questo modo. Sì, questo voglio dire, perché purtroppo dobbiamo sempre dire che in America sono sempre più avanti. All'università di Harvard si studia Esatto. meditazione, per esempio, che Assolutamente, alle università assolutamente. italiane questo ancora non. Infatti, c'è adesso praticamente, poi è uscita con massimo piacere mio, praticamente una specialità proprio in America, che si chiama proprio lifestyle, cioè praticamente è lo stile di vita, proprio una specialità di tutti, come si chiama, a livello scientifico, proprio anche con ricerche sulla neurofisiologia, sulla funzionalità degli organi, del fegato, dell'intestino, dello stomaco e del cuore. Ecco, questa è una cosa che secondo me praticamente poi si sta già arrivando verso la medicina integrata, in cui praticamente è quello che ci deve veramente orientare solo e esclusivamente il benessere poi dei nostri pazienti, e le metodiche più efficaci, più ecologiche e meno tossiche, alla portata di tutti, che praticamente. Abbiamo una domanda molto interessante da Roberta che ti chiede cosa ne pensa della coerenza tra il corpo, la psiche e lo spirito. Sì, è fondamentale, cioè, credo che praticamente, perché sono le componenti praticamente del nostro essere. E sapete che cosa è la differenza tra il corpo fisico e il corpo, come si chiama, psichico e mentale? Semplicemente nella vibrazione, nella frequenza proprio di queste energie. Allora, l'energia fisica è più condensata, è più pesante, la vibrazione è molto più lenta. Invece, praticamente, la parte psichica e la parte mentale dei nostri pensieri sono assolutamente con una energia più sottile. Infatti, questa energia psichica e mentale è il ponte tra il nostro corpo fisico, quello con vibrazioni, con frequenze molto più lente, con quella della nostra anima. L'anima è praticamente la parte più, chiamiamola così, è il nostro turbo. È quella veramente che dà senso alla nostra vita, quella terrena, e quella che poi ha un progetto verso questa vita, e quella che poi ci sta spingendo verso la realizzazione di questo progetto vitale. Allora, come io faccio? Cioè, praticamente imparando con le meditazioni, con le metodiche di psicoterapia olistica, con il Reiki o altro, e praticamente noi cerchiamo quanto possibile, prima di tutto, di imparare a gestire queste emozioni. Non intrattenerle tanto, falle liberare, e dal momento in cui è così, allora comincia la nostra energia sempre a provare ad essere molto più consona, e c'è un'armonia tra questo corpo fisico, che è il corpo più denso, e il corpo ancora più sottile, il più sottile possibile, che è proprio quello che ci accomuna con il creatore, che è la nostra. Grazie, c'era un'altra domanda che volevo, che era di prima, di Cinzia, che dice, vorrei chiederle delle allergie. Qual è il messaggio delle allergie? Bene, allora le allergie sono sempre lo stesso discorso, cioè sono messaggi del corpo che ci dice c'è qualcosa che dobbiamo cambiare.
In questo campo è importantissimo e pertinente l'alimentazione. Perché l'alimentazione? Perché l'alimentazione è un fattore scatenante. È una cosa che praticamente noi la facciamo 3 volte alla sera, al giorno, come minimo, giorni feriali e festivi per tutta la vita. E allora diventa veramente molto importante. Perché se Dio vuole, non è che siamo stressati 24 su 24 ore, cioè ci sono quelle che sono stressate al lavoro, quelle che sono stressate quando veramente poi incontrano una determinata persona, ma se Dio vuole, non è che poi tutto il tempo è sempre così. Invece l'alimentazione è assolutamente una cosa, anzi, cioè praticamente poi noi continuiamo sempre proprio a masticare e masticare. Bene, allora io. Cioè, anticipo già, perché poi faremo proprio un'intervista sulla alimentazione, sulla loro importanza. E anticipo dicendo che poi ci sono degli alimenti che proprio non perché loro di per sé come natura non vanno bene, ma proprio perché, diciamo così, subiscono alterazione della loro anche chimica, biochimica e anche poi natura. Io, a me piace parlare di energia, della loro energia. Praticamente subendo le trasformazioni industriali. Basta pensare al latte, al latte vaccino. Allora, se una persona, cioè, ha a che fare con un'assunzione di un latte di mucca felice, che pascola praticamente nel altopiano, praticamente altesino, o come si chiama, Trentino, e con un amore incredibile del proprietario verso come si chiama, questo animale che poi lo considera come se fosse un fratello, non solo uno da, come si chiama, da sfruttare e praticamente e da sottoporre a varie tecniche assurde. Comunque, allora, questo qua che praticamente poi mangia in modo naturale, da erbe che, come si chiama, in modo libero, erbe assolutamente naturali che non subiscono anche poi trattamenti con pesticidi, erbicidi e le varie altre cose. Questo latte dovrebbe essere ottimale anche nutrienti, energeticamente addirittura potenziante. Invece, al contrario, se poi noi mangiamo quello, parliamoci chiaro, quello che troviamo al supermercato. E noi ci curiamo, cioè cibiamo proprio da quello, la maggior parte della gente è proprio da quello. Allora, questi qua hanno subito pastorizzazioni, come si chiama, terapia ormonale per le mucche. Io solo invito di andare veramente a vedere, o anche poi vedere un documentario. C'è un documentario proprio della televisione, del Rai 1, che è Report, che è proprio, scrivete proprio Report, una puntata sui latticini. Cioè, proprio là, come si chiama, e lo vedete veramente poi con i vostri occhi, quello che hanno filmato praticamente diciamo così, in questi allevamenti proprio intensivi, dove poi la mucca dovrebbe veramente al massimo, diciamo così, produrre 20 litri di latte al giorno, li fanno, produrre come minimo 60. Cioè, appunto, sottoponendole a terapia ormonale, di antibiotici, poi parliamoci chiaro, come si chiama, tutti i mangimi che poi sono anche poi industrializzati, tanti prodotti chimici, sono tutti. Ecco, allora, a questo punto, quando io mangio, e poi lo sappiamo benissimo, tu vai nel supermercato, metà, ma proprio metà come si chiama, del supermercato è a base di come si chiama, prodotti dell'ATC. L'altra metà sono scatolame e l'altra, cioè un terzo praticamente appunto le verdure. Allora, dobbiamo essere intelligenti e capire che proprio per la nostra salute noi dobbiamo assolutamente, io non dico adesso, io per me per primo amo anche i latticini e le cose dei formaggi, ma assolutamente sono molto attento a non cibarmi sempre proprio di prodotti dei latticini, perché questi qua sicuramente di per sé possono determinare, anzi, determinano sicuramente problemi grossi, anche poi di alterazione appunto della funzionalità sia del nostro intestino che anche poi sottopongono anche poi i nostri processi di disintossicazione, soprattutto rappresentate dal fegato nostro e anche dei reni, e allora c'è l'intestino, c'è il rene, c'è il fegato e poi c'è la pelle. Infatti, dermatite allergica, problemi gastrointestinale, problemi appunto, abbiamo accennato prima l'urticaria e problemi al fegato
Questi qua sono, diciamo così, il segnale che appunto noi stiamo assolutamente assumendo dei cibi che non vanno bene. Perciò io vi dico senza assolutamente tentennamente, perché è frutto proprio della mia esperienza ventennale, e ve lo posso assicurare che poi solo chi è allergico, per qualsiasi ragione sia, a livello di dermatite, a livello di rinite, a livello di asma, a livello anche poi di, come si chiama, anche le volte poi noi non sappiamo che poi possa produrre anche astenia, proprio stanchezza proprio cronica. E questa è una forma addirittura anche per le allergie. Basta veramente togliere i latteggiamenti, ma totalmente però, eh? Non è che poi togliamo il latte e poi mangiamo il formaggio o mangiamo lo yogurt o mangiamo le cioccolate al latte. Allora, togliamo questa cosa qua per una settimana. Lo vedete voi stessi, provare per credere che cambia totalmente. Ci sono altri anche elementi, ovviamente, però infatti per questo io faccio un esame di intolleranza alimentare che è un po' particolare mio, cioè praticamente individuale, perché ognuno di noi è ipersensibile verso determinati alimenti. Che Volevo allora, il chiederti una discorso, cosa, scusa, prego. Mohamed, questa è una mia curiosità, ma per esempio uno elimina i latticini per 3 mesi, ma significa che poi dopo non se li può più mangiare per tutta la vita? No, no, infatti poi dopo 3 mesi sicuramente può produrla e può reintegrarla praticamente una volta alla settimana e vede un pochino come va, e se effettivamente il corpo ancora ha bisogno di tempo appunto per smaltire, allora poi ha una diciamo così, una manifestazione fortissima appunto di allergia subito, e allora deve veramente continuare a praticamente a escluderla. Altrimenti, se poi lui integrandola, diciamo una volta alla settimana, non ha manifestazioni veramente forti, allora può integrarla una volta alla settimana e poi io, il mio consiglio, non farla più di 2 volte alla settimana. Per esempio, non lo so, ti piacciono i formaggi? Benissimo, allora ti fai una, come si chiama, uno stracchino, una ricotta, una mozzarella proprio di qualità, però appunto una volta alla settimana, al massimo 2. Ecco, a quel punto, cioè, non ti senti privato e nello stesso tempo effettivamente non sottoponi i tuoi meccanismi di disintossicazione e di, come si chiama, di defiance, particolarmente del sistema immunitario, che poi sono veramente deleterie. Senti, Rosanna ci chiedeva prima invece, quali potrebbero essere dei rimedi naturali per la menopausa? Allora, per la menopausa, intanto poi la prossima volta io parlerò delle patologie croniche e vi darò anche delle informazioni assolutamente che i medici non dicono mai, perché è una cosa recente, e poi tra l'altro poi io dall'esperienza poi io la metto in atto anche poi nella mia clinica e vedo poi dei risultati ottimali. Allora, la menopausa non è una patologia, cioè praticamente sono diminuzioni fisiologiche del tasso degli ormoni estrogeni praticamente nel corpo, che è assolutamente naturale. Infatti non è a caso che poi nell'Oriente non esiste proprio la sindrome crematerica, perché loro non soffrono di questi problemi. Allora, che cosa che è determinato? È determinato da varie cose, sempre. Sempre che il discorso dell'alimentazione, che io infatti poi curo queste persone, è assolutamente in modo naturale. Come? Allora, lavorando sugli stili di vita, l'alimentazione, il bere tantissima acqua, perché noi lo conosciamo nella medicina cinese come il deficit dello yin, cioè deficit di acqua nel corpo. Allora, quando c'è deficit dell'acqua, c'è fuoco, e il fuoco è praticamente rappresentato con le vampate di calore, la saturazione notturna e come si chiama, anche poi le sintomi appunto di insonnia e varie altre cose. Bene, allora noi dobbiamo prima di tutto proprio introdurre lo yin. Cioè, senza introdurre l'acqua, le sembrerà strano, le sembrerà un po' una cosa banale, ma le posso assicurare, anzi, io vi invito a tutti quanti proprio di andare a comprare o a vedere il libro che poi si chiama, proprio il titolo è questo: Il tuo corpo implora l'acqua, di un ricercatore statunitense, è incredibile, cioè proprio lui è di origine iraniana. Ma lui praticamente tutta la sua vita proprio ha la spesa facendo le ricerche proprio sull'effetto del fatto della disidratazione nel corpo. Ha trovato che tutti i problemi, che sia di discopatia, che i problemi della menopausa, i problemi delle ipertensioni, i problemi di allergia,
incredibile, ve lo spiega in modo scientifico, assolutamente nessuno può dire, ah, ma queste cose qua, cioè, sono cose banali, non è cose. Scientificamente parlando. Infatti lui ha preso, è un best-seller, e ha avuto riconoscimenti, addirittura era addirittura, come si chiama, candidato addirittura poi per il Nobel. Purtroppo adesso è deceduto, come si chiama, ma assolutamente, e questo qua dalla macroedizione, il tuo corpo implora l'acqua. Allora, il Allora, tuo per quanto corpo riguarda, implora l'acqua, implora macroedizioni, l'acqua, compratelo, esatto, fatemi sapere. assolutamente importante, perché veramente vi convince anche poi di tante cose che poi non avreste mai pensato che poi che siano veramente anche scientificamente proprio approvate. Mohamed, Allora, il scusa, ma discorso quanti litri d'acqua una persona deve bere al giorno? 2 litri sicuramente vanno bene, ma la cosa più importante che cos'è? Che non deve essere assolutamente gasata, perché quando è gasata determina acidosi tessutale. E l'acidosi tessutale è l'anticamera dell'infiammazione. L'infiammazione è l'anticamera della degenerazione e la degenerazione è l'anticamera del tumore. Ecco per cui allora noi dobbiamo, infatti, una decina d'anni fa, praticamente la prima pagina del Time, che tu sai che praticamente ogni anno, cioè poi individuano la cosa più importante dopo da prendere in considerazione a livello scientifico nel mondo, e era questa, proprio tutta concentrata su quello che lo chiamavano il killer silente, cioè il macellaio praticamente del corpo silente, e quello è l'infiammazione. Perciò è importantissimo che noi ci alimentiamo con cibi, noi parleremo appunto quando parleremo dell'alimentazione, cibi alcalini, cioè non acidi. I cibi alcalini sono a base di verdura e di frutta, soprattutto però, tanto io li consiglio già da subito, praticamente puntualizzando il discorso che un conto anche mangiarli per le fibre, diciamo crudi, ma ancora meglio fare le centrifughe. E in particolare, ve lo dico adesso e ve le lascio per la prossima volta quando parlerò dell'alimentazione, così rimarrete anche in suspense, e fate proprio la centrifuga del sedano, Ah, cioè sì. praticamente sedano da solo, cioè è un disintossicante, e aumenta i meccanismi di difesa in modo esponenziale e diminuisce anche poi, come si chiama, il sovrappeso, perché lavora sulle ritenzioni idriche, migliora praticamente la funzionalità del fegato. Il fegato è l'officina della disintossicazione nel corpo. Senza il fegato noi non possiamo neanche vivere, e effettivamente né a livello fisico né a livello psichico, perché è quello, è l'officina che poi Cioè, non so se determina. tu hai letto il libro di Anthony Williams che si chiama Medical. Assolutamente così, e infatti io voglio arrivarci a quello, perché infatti lì io poi la prossima volta quando parlerò delle patologie croniche degenerative e poi dell'alimentazione prenderò spunto anche poi di quello, perché Anthony Williams, io vi consiglierei, io perché ho accettato appunto di fare un'intervista con te, perché so che poi quelle che poi vedono questo portale ovviamente sono di un certo tipo, sono aperte, anche poi alla novità, persone che vogliono lavorare su se stesse e che non bollano come se non esce scientifico, allora vuol dire che non c'è. Assolutamente, assolutamente. Questa sera ci hanno guardato fissi qui un 45 persone, ma vedrai che poi Ottimo. il video verrà guardato sicuramente da tante altre persone, poi potrai vederlo. Allora, stiamo terminando il nostro tempo a disposizione. Allora io volevo darvi, prima di tutto volevo ringraziare Mohamed che è stato carino e simpatico come sempre, e sempre aperto. E poi vi ho detto, è una persona veramente, veramente saggia, ha una conoscenza straordinaria. Ma tu sei palestinese? Esattamente, io sono palestinese, poi nato in Israele, adesso poi vivo qua a Genova, poi diciamo dirigo il corso di agopuntura per i medici, e abbiamo nel nostro centro anche poi facciamo conferenze anche poi per il pubblico, proprio gratuiti, una volta al mese, ogni volta praticamente tipo così, praticamente prendiamo un tema.
anche poi, noi anche poi interroghiamo anche poi i nostri utenti di che cosa vogliono appunto Sentire. parlare, eventualmente sentire, e infatti poi adesso chi è interessato può anche poi guardare nel mio sito, anche poi Sì, nel... infatti io questo ti dicevo, adesso nei commenti tu scrivi tutte le informazioni del tuo centro, il tuo sito, così le persone Esatto. possono contattarti, ma ti possono contattare anche attraverso Messenger, suppongo. Esatto, Io verrò a esattamente. Genova, io verrò a Genova a novembre, magari poi vengo a trovarti. Assolutamente, assolutamente, con molto piacere. Allora, Io... volevo ricordarvi il prossimo appuntamento con Mohamed, il dottor Natur, Mohamed Natur, che è giovedì 3 ottobre alle 21, per cui lui farà una puntata al mese da solo, come tutti i nostri relatori, che prima, la prima volta li presento io, faccio un'intervista così voi li potete incontrare e conoscere, poi da quel momento in poi loro faranno delle puntate da soli, per cui lui comincia il 3 ottobre alle 21, che è un giovedì, e una volta al mese, poi speriamo di poterlo avere 2 volte al mese con i suoi consigli interessantissimi, sempre di giovedì alle 21. Per cui, Mohamed, io ti ringrazio tanto per questo nostro incontro di questa sera. Figurati, il piacere è sempre mio. Io ringrazio anche poi tutti anche per la pazienza, anche per la loro presenza. Saremo qui E ore a spero, ascoltarti perché sei un esatto, mostro di spero. presenza, per cui voglio dire, sicuramente ogni volta ci darai delle delucidazioni sull'alimentazione, sui fiori di Su Bach, tutte, sull'agopuntura. assolutamente. Io sono Senti. felicissimo. Di essere d'aiuto anche per tutti, anche poi soprattutto perché io credo assolutamente nella medicina preventiva, perché la valenza principale della medicina complementare e soprattutto medicina energetica è praticamente in questo, e di non arrivare veramente ad avere squilibri così forti, anche poi che da minare anche poi la nostra salute, intesa come benessere fisico, psichico, mentale e anche spirituale. Perfetto, grazie mille allora, grazie. Benissimo, Allora, grazie. ciao, a Buona serata. presto, Buona ciao, serata a grazie tutti. mille, ciao, ciao, arrivederci.